Carolina Bolzoni, caro Michele Cometa, liebes virtuelles Publikum, ein herzliches Willkommen im Italienischen Kulturinstitut Berlin. Wir freuen uns sehr, heute Abend unsere erste Veranstaltung im Rahmen des Dante-Jahres eröffnen zu können. Im Jahre 2021 feiert man den 700. Todestag des italienischen Sommerpoeta. Selbstverständlich haben wir an einem sehr vielseitigen Programm gearbeitet, das uns viele Überraschungen mitbringen wird und bis zum Jahresende begleiten wird. Heute haben beginnt eine auch interessante Reihe von Gesprächen und Vorträgen zum Thema Dante visuell. Eingeladen sind wir zu einer virtuellen Reise in der Bilderwelt von Dante. Come ogni testo letterario Anche la commedia lascia intravedere tutto un patrimonio di immagini reali che si rivelano a chi sa interrogarlo. E a sua volta poi il grande testo dantesco è diventato, nel corso dei secoli, una straordinaria macchina generatrice di immagini, da Botticelli fino ai giorni nostri. E per scoprire gli intrecci fra la letteratura e la cultura visuale nel segno di Dante, abbiamo trovato un nostro Virgilio la nostra espertissima guida, in Michele Cometa, curatore di questa rassegna. E abbiamo invitato a dialogare con lui i massimi specialisti in questo campo. Lina Bolzoni, Lucia Battaglia Ricci, Laura Pasquini, Cornelia Kletke, Andreas Schalhorn e Giovanna Rizzarelli ci accompagneranno in uno dei paesaggi figurativi più affascinanti della letteratura universale. E dunque ringrazio di cuore Michele Cometa che insegna storia della cultura e cultura visuale all'Università di Palermo ed è non solo un germanista e comparatista di rango internazionale, ma anche un notevolissimo esperto dei rapporti fra letteratura e cultura visuale. Un sentitissimo grazie caro Michele per aver accettato di curare questo ciclo. E siamo davvero felici e onorati di avere con noi questa sera a inaugurare questo viaggio un'autorità assoluta in questo campo di studi, quale è Lina Bolzoni professoressa emerita di letteratura italiana alla Scuola Normale Superiore di Pisa e Global Distinguished Professor della New York University, socio nazionale dell'Accademia dei Lincei, Fellow della British Academy. Gra davvero, grazie di cuore per aver accettato il nostro invito. Ricordo brevissimamente al pubblico che la traduzione simultanea si deve a Johannes Hampel. E che sarà possibile rivolgere alla fine dell'incontro domande ai nostri ospiti. E ora lascio subito la parola a Michele Cometa eh, per introdurci a questi temi così affascinanti e per condurre il dialogo con Lina Bozzoni. Prego, Michele, grazie. Grazie a te, direttrice, per queste eh, parole introduttive che danno già subito la misura che stasera. Eh, abbiamo veramente il privilegio di dialogare con Lina Bolzoni, che io chiamerò Lina ma dovrei chiamare professoressa, e che eh, certamente è un, eh, diciamo un buon inizio per un eh, tema eh, che sta veramente al cuore di tutti quelli che poi saranno... Eh, invitati a parlare. Eh, Lina Bolzoni eh, ha dato dei contributi decisivi, diciamo, alla storia e alla teoria letteraria negli anni, e qui perché certamente le sue riflessioni su parole e immagini concretizzate in un piccolo capolavoro che è un libro, La rete delle immagini del 2002, certamente ha fatto la differenza, diciamo, nella nostra idea, quando dico nostra intendo di chi si occupa di letteratura, della nostra idea del rapporto fra parole e immagini, ma non solo questo, perché l'esordio eh, di Lina Bolzoni è stato un libro sulle arti della memoria e vedrete che stasera il tema eh, tornerà tutti, eh, diciamo, non solo gli specialisti ma anche chi si occupa di letteratura ricorderà questo libro del 95, La stanza della memoria. E ulteriore motivo per cui non potevamo, eh, diciamo, eh, non invitare eh, Lina è che eh, lei ha saputo sempre collegare questo, diciamo, studio matto e disperatissimo delle fonti, delle fonti visive, delle fonti eh, eh, verbali, testuali, con. Eh, Interrogazioni che vanno un po' al di là del mestiere del, del letterato. Mi riferisco, per esempio, agli aspetti cognitivi della eh, percezione delle immagini, della combinazione tra immagine e testo. Ricordo una mostra straordinaria, La Fabbrica del Pensiero, il cui sottotitolo era Le arti della memoria. Eh, dalle arti della memoria alle neuroscienze. Pensate un po' eh, quanto eh, eh, Lina ha ispirato poi eh, molti dei nostri, dei nostri lavori. E perché siamo qui e perché Dante da Visuali, io sono particolarmente grato alla professoressa Foi di aver accettato questa, questo percorso, perché abbiamo almeno tre motivi. Eh, che ci spingono e che ovviamente condividiamo tutti quelli che entreranno in scena, diciamo, in, queste, in questi dibattiti. E eh, certamente il primo motivo è che eh, è arrivato il momento di occuparsi della cultura visuale degli scrittori, cioè di vedere cosa hanno negli occhi gli scrittori quando scrivono. Caso di Dante è eclatante, non a caso abbiamo invitato Laura Pasquini che ha ricostruito le fonti visive di Dante, cioè quello che lui veramente aveva visto e chiaramente è poi elaborato. Secondo motivo è che eh, la storia di parola e immagine è la storia di un grande campo di battaglia, quello tra il verbale e il visuale. E qui eh, chiaramente Lina è, è la nostra maestra. Eh, perché si tratta effettivamente di una battaglia che ora vedrete eh, Dante combatte diciamo, insieme a tutto l'Occidente e non solo l'Occidente. Il terzo motivo eh, di questa serie è che, il, come raccontava appunto e come segnava, segnalava eh, la professoressa Foi, eh, il testo produce a sua volta immagini, produce una tradizione, una ricezione. Che è una ricezione che si muove con, eh, diciamo, per le strade delle arti figurative. E qui abbiamo una serie di eh, eh, colleghi. Da Lucia Battaglia Ricci alla professoressa Clet, a Schalhorn e alla uh, collega Rizzarelli, che ci faranno vedere appunto il nachleben diciamo, di queste immagini, cioè la vita postuma di queste immagini, eh, ne, 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 diciamo dalle immagini più tradizionali, le prime illustrazioni, fino alle rivisitazioni moderne, modernissime, persino nel nelle forme dell'arte, tra virgolette pop, per esempio il fumetto. E allora, Alina, ti, ovviamente io sono molto eh, grato eh, a te e, e anche molto curioso di imparare, come al solito, qualcosa. E, e comincerei con la domanda più tradizionale eh, per un teorico e storico della letteratura, e c'è cioè quella appunto sulla qualità visiva della lingua della commedia, perché se abbiamo tutte queste immagini è perché questa lingua è una lingua straordinaria, peraltro come è noto fondativa dell'identità italiana, quindi tutt'altro che eh, di secondo momento per, per tutti noi. E, e allora forse lì bisogna appunto, ecco, in maniera abbastanza tradizionale, vedere un pochettino che cosa c'è dietro questa, questa lingua e che cosa riesce eh, a... Negoziare questa lingua con l'immagine. Grazie, intanto un caro saluto a tutti quelli che ci ascoltano. Eh, grazie alla direttrice dell'Istituto Italiano di Cultura, grazie a Michele per eh, questa iniziativa, per la sua introduzione. Ecco, e partirei proprio dalla domanda che, che lui faceva: no? cioè, che significato ha la dimensione visiva, diciamo, della lingua di, di Dante? Beh, ha un significato, io credo, assolutamente fondamentale, perché Dante, in fondo, ci racconta un viaggio attraverso i, i regni dell'aldilà e noi dobbiamo vedere quello che lui ha visto, diciamo. Questo è un aspetto fondamentale. Lui ha visto, dice di aver visto i regni dell'aldilà, quindi la capacità di farceli vedere fa parte, diciamo, del patto di verità con lettore. E, e qui si gioca anche la sua capacità, diciamo, qui si gioca la sua, la sua partita. Ecco. E' ehm, è molto bello, appunto, vedere come eh, questa dimensione, appunto, visiva penetra, no? penetra eh, nel, nel poema. Ecco, ad esempio, oh, c'è eh, un Passo del Paradiso in cui si rappresenta il riso di, eh, di Beatrice. Beatrice gli sorride. Dante dice col volto di riso dipinto, no? dipinto quindi diciamo le emozioni qui e in altri passi del poema dipingono, dipingono il viso dei personaggi oppure, appunto, eh, si dice che eh, le stelle dipingono il cielo e potrei fare molti, molti altri esempi. Quindi, eh, Vediamo appunto che eh, non solo è un poema, è quello di Dante, che ci fa vedere il viaggio di Dante Pellegrino, ma vuole coinvolgerci in questo, in questo viaggio. Vuole che anche noi partecipiamo della trasformazione interiore che questo viaggio eh, comporta. E eh, questa dimensione appunto visiva no, del, del linguaggio di Dante. Anche questa tensione appunto tra verbale e visuale, per riprendere un tema che tu, eh, Michele accennavi, raggiunge il suo culmine, come è noto, in quei canti del purgatorio, dal decimo al dodicesimo, che culminano in questa espressione fantastica che, che Dante cogna: cioè i canti del visibile parlare. E eh, come ricorderete, in questi canti del purgatorio. Eh, Abbiamo appunto puniti i superbi e abbiamo una descrizione delle straordinarie opere d'arte che, che Dio scusate, ha creato. Sono gli esempi eh, di umiltà, sono gli esempi di, di, superbia, di superbia punita. E eh, veramente noi siamo oh, come lettori, come lettrici coinvolti a vedere queste, queste immagini. E Dante sottolinea vabbè, la loro bellezza, poi ci fa capire che, ad esempio, eh, la scultura dell'Annunciazione sembra parlare e poi addirittura queste immagini coinvolgono altri sensi. Eh, C'è la scena, appunto, dell'Arca Santa con Davide. Eh, che danza davanti all'arca all e ci sembra di sentire il fumo degli incensi, quindi con una specie di sinestesia. E poi abbiamo eh, una vera e propria scena teatrale, diciamo, fra Traiano e la vedovella che gli chiede aiuto, che gli chiede giustizia, dove non solo ci sembra di vedere gli stendardi che si muovono al vento, ma sembra appunto di sentire questa, questa scena, di sentire queste immagini che parlano. Quindi abbiamo non solo una descrizione appunto, di queste sculture divine, ma abbiamo un continuo invito a essere lì, a essere coinvolti anche con tutti i nostri sensi davanti appunto a queste immagini. Ed è qui che Dante, appunto, eh, ci dice eh, che eh, Dio ha fatto queste opere d'arte straordinarie e ha prodotto Esto Visibile parlare, che è veramente la summa no? di questo. Uh, come dire, di questo incontro tra visibile e uh, ciò che si può uh, dire attraverso, attraverso la parola. Ma uh, naturalmente possiamo chiederci che significato ha questa esaltazione appunto dell'arte divina. In fondo, noi siamo lì anche noi con Dante, no? che vediamo queste immagini che prendono vita, e quindi in fondo il visibile parlare rappresenta proprio la, come dire. Eh, la grande scommessa di Dante, il visibile parlare è il suo poema, no? è, la sua, è quello appunto che noi, che noi leggiamo e che vediamo attraverso, attraverso le sue parole. Se posso intervenire, Lina insiste su questo aspetto che è decisivo quando si parla di immagini, e cioè il fatto che già in Dante il tema del visibile parlare è una vera e propria strategia multimediale. E soprattutto fa appello a tutti i sensi. Questa è una cosa che secondo me va sottolineata anche per dare la misura di quanto già in, questi, in questo brevissimo passo del canto decimo del purgatorio c'è sostanzialmente tutto ciò su cui abbiamo lavorato e continuiamo a lavorare oggi dove ovviamente la questione del sensorium, come dicono gli scienziati della comunicazione, cioè dei vari canali attraverso cui avviene la eh, comunicazione, addirittura appunto l'orfatto, l'aspetto performativo che Lina sottolineava e, e la questione centrale e poi la questione nella quale noi siamo calati oggi quando ci confrontiamo con tutti i, i cosiddetti nuovi media ecco vecchi media antichi media nuovi media come vedete già Dante diciamo costituisce ci regala un viatico molto molto importante e mh, ricordo uh, soltanto così per per gli ascoltatori che questi tre, eh, tre bassorilievi, Maria Vergine, eh, David, Traiano, eh, eccetera, sono appunto eh, eh, lo spazio di una straordinaria competizione, di una competizione che è una competizione eh, tra il verbale e il visuale, tra Dante e probabilmente anche... E la grande tradizione greca che viene citata, la grande statuaria greca che viene citata e forse persino la natura. E aggiungerei: ma qui voglio sentire ovviamente Lina, anche Dio stesso, con cui in qualche modo Dante si pone in, com in competizione. E forse qui eh, eh, possiamo introdurre l'altra la grande questione, le strategie di, eh, di Dante. Eh, sono strategie che attengono all'immagine, all'immaginazione, alla memoria e eh, quando diciamo memoria diciamo anche eh, riflessione eh, su ciò che va eh, ricordato e ciò che va dimenticato e, e, e anche eh, insegnamenti di tipo morale per esempio il tema dei vizi e delle virtù forse qui Lina potresti eh, eh, raccontarci qualcosa Sì, eh... Intanto, appunto, è importante questo, questo aspetto che tu ricordavi, cioè il tema della memoria, il tema dell'oblio, perché eh, siamo in un mondo come quello appunto di Dante, in cui la memoria ha un'importanza vitale, un'importanza creativa, che per noi che siamo abituati appunto ai libri, e ai computer, è, è anche difficile immaginare. Ecco. E, eh, io credo appunto che eh, sia, questa dimensione della memoria sia essenziale recuperarla se vogliamo capire un aspetto essenziale appunto del, eh, della Divina Commedia. cioè il fatto che la Divina Commedia, come ci hanno insegnato Francis Yates o anche Harald Weinrich, è anche un grande sistema di memoria dei vizi e delle virtù, cioè nel senso che, ehm, come dire, incorpora nella sua struttura quelli che erano i fondamenti dell'Arte della Memoria, cioè, eh, vediamo qui alcune immagini, il percorso ordinato dei luoghi, no? perché come dire, gli strumenti di base per ricordare erano da un lato, appunto, oh, un ordine di luoghi, e naturalmente, se noi pensiamo alla, al, al procedimento di Dante nei tre Regni dell'aldilà, vediamo che è un percorso molto preciso e eh, che è eh, un preciso oh, percorso, un percorso ordinato. E abbiamo visto prima, Michele se puoi tornare un momento alla prima immagine, abbiamo visto prima ad esempio questo famosissimo dipinto di eh, Domenico di Michelino eh, che eh, celebra il secondo centenario della nascita di Dante e quindi Dante a Firenze, è stato fatto appunto a Firenze, adesso nel Duomo, che, che mostra il suo libro che mostra l'inferno, che però, vedete, è mostrato in un modo un po' generico. Ed invece vediamo dietro a Dante, in una eh, rappresentazione molto precisa, le diverse cornici del Purgatorio. No? Quindi c'è da subito una visualizzazione del percorso. E questo è un tema che eh, è molto vivo fin dall'inizio, fino dalle miniature trecentesche, ma poi diciamo, ha una notevole fortuna a Firenze. E qui vediamo... Ad esempio il caso di Antonio Manetti, che è un matematico del secondo quattrocento, il quale si preoccupa di misurare addirittura no? l'inferno. Quindi, come dire, tra virgolette, scientificamente, vedete, questo poi il suo testo viene pubblicato più tardi, nel 1506. Ecco, possiamo continuare? Ecco, questa è un'altra immagine appunto di Manetti. Ecco, vedete, c'è un tentativo proprio di visualizzare anche dal punto di vista geografico, quasi geometrico, no? il, percorso, il percorso dantesco. Ed è una questione, questa delle misure dell'inferno, che appassionerà anche Galileo, il quale Galileo appunto è in polemica contro Alessandro Vellutello, di cui qui vediamo alcune immagini. Ecco, Alessandro Vellutello pubblica nel 1544. Una edizione commentata la Divina Commedia a Venezia da Marcolini, che era un grande editore, esperto di immagini, dove ci sono queste immagini che io trovo veramente strepitose, no? dove appunto um, Bellutello ci vuole fare vedere via via dove stanno i vari peccatori, addirittura ci dà le misure. No? E possiamo vedere la prossima, la prossima immagine. Ecco, vedete qui addirittura. Uh, vediamo Gerione, vediamo gli adulatori, i ruffiani, uno squarcio di questo ordine che però continuamente ci viene, ci viene ricordato. E possiamo vedere qualche altro esempio? Ecco, questa è una edizione sempre del Bellutello che, come vedete, è stata, è stata dipinta così che la dimensione visiva, la dimensione dei colori, si intreccia con la dimensione, diciamo, geometrica dell'ordine. E questa è una coppia che adesso è conservata nella biblioteca della Columbia University a New York. Ecco, questa è un'altra illustrazione molto bella, del, sempre della struttura dell'inferno. Quindi vedete che la commedia diventa anche, appunto, nel Cinquecento un libro illustrato. E d'altra parte questo fatto, diciamo, di illustrare l'ordine eh, dei, dei tre regni è un, è un aspetto che insomma, troviamo ancora no? nei nostri libri di testo perché eh, nei libri diciamo che anche noi abbiamo adoperato scuola troviamo lo schema, no? lo schema in modo che tipicamente poi il professore ti chiedeva ma qui dove siamo? No? cioè apriva a caso la, la Divina Commedia e ti chiedeva qui dove siamo. Ecco, questo è un aspetto fondamentale per ricordare l'ordine del poema. E poi volevo far vedere il prossimo esempio. Ecco, questo è un caso veramente molto bello ed è il caso appunto di un incunabolo della commedia. Vedete la commedia pubblicata a Venezia nel 1491, eh, dove eh, col commento di Cristoforo Landino, dove eh, probabilmente Grifo. Ha sia aggiunto delle glosse sia diciamo, aggiunto dei nuovi commenti sia aggiunto una serie di miniature tra cui questa miniatura che rappresenta appunto l'ordine dell'inferno che però è un ordine animato in un certo senso perché vedete che in fondo all'immagine ci sono le due gambe di Lucifero e i vari gironi sono contrassegnati da mani che escono dai gironi con dei cartigli no? su cui sono scritti appunto i vari peccati che nei gironi vengono puniti. E quindi vediamo questa specie di, eh, come dire, inferno che diventa un'immagine di memoria molto forte, in cui c'è questo corpo quasi di Lucifero che attraversa no? tutti, tutti i gironi e che contiene quasi nelle sue mani no? tutti, tutti i peccati. Ecco. Questo per dire appunto che eh, c'è fin dall'inizio un'attenzione a quello che è l'ordinamento, no? Il percorso che Dante fa. E possiamo vedere un altro esempio: questo bellissimo di Botticelli, no? su cui poi credo che ci sarà un intervento. Si parlerà Cornelia Clet, che esatto. di questi, di queste immagini straordinarie. Direi, certo. Volevo qui solo ricordare appunto questo che apre il Paradiso. Dove appunto vediamo Dante e Beatrice, e poi vediamo qui l'ordinamento delle diverse sfere, no? delle diverse sfere eh, celesti. Ecco, questo per dire che è un aspetto, questo della commedia, che noi forse abbiamo un po' dimenticato e che invece è stato a lungo molto importante. Cioè il seguire il percorso che Dante fa, l'imprimerlo nella memoria, in modo che nella nostra mente poi lo possiamo ripercorrere. Perché appunto l'idea della memoria per Dante, per la sua cultura, è qualcosa di vivo. Tu devi costruire la tua memoria, devi stare attento alle immagini che ci metti dentro, perché queste immagini ti permetteranno di conoscere, ma di, anche di trasformarti interiormente, quindi di partecipare dal vivo a quello che è l'esperienza. Dante ci racconta, che un'esperienza francesa. E, e, e qui si innesta, scusami, la questione, appunto, del, dei vizi e delle virtù, perché questi percorsi esatto. sono anche percorsi morali. Assolutamente. Eh. Ecco, e eh, infatti, qua vediamo un esempio bellissimo di questo aspetto. Cioè eh, il, il percorso di Dante, come dicevamo. È un percorso ordinato attraverso l'inferno, il purgatorio e il paradiso ed è un grande percorso di conoscenza, di conoscenza appunto dei vizi e delle virtù, dei vizi che vengono puniti e delle virtù che vengono eh, premiate. Ecco, e, e qui veniamo a un'altra componente di base dell'arte della memoria, l'uso delle immagini che appunto dovevano essere immagini molto forti. Il termine tecnico è imagines agentes, immagini che agiscono, che ti colpiscono, eh, magari appunto immagini piene di erotismo oppure immagini piene di orrore. Ed è il caso qua di Bertrand Born, che vediamo sempre nell'incunabolo che abbiamo visto prima, eh, e qui vediamo appunto Bertrand Born che reca in mano la testa perché... Come sapete Bertrand de Born ha spinto il, il principe diciamo, a ribellarsi contro il re e quindi ha separato il capo dalla, dal corpo dello Stato. Ecco, ma vedete come questa, uh, questo contrappasso, infatti Bertrand de Born ci invita a vedere in, in lui il contrappasso, cioè il contrappasso ci fa vedere qual è la colpa e ce lo fa vedere, come dire, prendendo alla lettera la similitudine, no? Cioè creare divisione tra il figlio e il re è come appunto separare eh, il co la testa dal corpo dello Stato. Ma questa similitudine qua diventa qualcosa di vivo, no? Perché appunto viene... Visualizzata, viene visualizzata nel, nel contrappasso che noi, che noi vediamo. Quindi questa immagine di Bertrand de Born diventa nello stesso tempo un'immagine che ci fa ricordare il peccato e ci fa ricordare la giustizia divina. Ecco qui abbiamo un'altra rappresentazione, questa volta romantica, di, di Doré, come vedete appunto di Bertrand de Born, che, eh, che reca in mano sempre la, la sua testa. Doré come sapete ha avuto una, uh, una grande funzione nel divulgare Dante, no? nel tradurlo romanticamente in immagini, in immagini memorabili. A questo punto ti costringo a un passaggio pop, ma neanche tanto pop, e cioè ti invito eh, a parlare eh, di Paolo e Francesca, perché certamente questa è una delle... Eh, più potenti raffigurazioni anche nell'immaginario appunto popolare, ma appunto eh, non soltanto nell'immagine popolare della, che ci viene dalla, dalla commedia. Forse è il caso magari che ci leggi una parte di Paolo e Francesca e poi, e poi guardiamo un po' le immagini che tu hai assemblato e che eh, ci permetteranno di capire anche qual è veramente l'oggetto del contendere, non una semplice storia d'amore appunto. Sì, diciamo, io leggerò uh, brevemente eh, dei versi che vengono subito dopo l'incontro di, eh, di Dante e Virgilio con Paolo e Francesca che, come ricorderete, nel quinto dell'inferno sono trascinati dalla tempesta perché non hanno saputo controllare no, la loro passione. E eh, Francesca ha appena raccontato oh, sinteticamente, diciamo, a Dante eh, la, la fine tragica del loro, del loro amore. E l'ha fatto usando proprio i termini, diciamo, della, eh, della filosofia d'amore, eh, del dolce stile nuovo. E eh, amor che ha cuore gentile, no? Non, insomma, il nesso tra amore e cuore gentile. E eh, poi, poi, dietro invito, diciamo, di, di Dante, racconta come è nato, no? Come è nato questo amore. E qui leggo appunto i versi. Poi mi rivolsi a loro e parlai io. E cominciai Francesca i tuoi martiri a lagrimarmi fanno tristo e pio ma dimmi al tempo di dolci sospiri a che e come concedette amore che conoscesti dubbiosi disiri e quella a me nessun maggior dolore che ricordarsi del tempo felice nella miseria e ciò sa il tuo dottore ma sa conoscere la prima radice del nostro amor tu hai cotanto affetto, dirò come colui che piange e dice. Noi leggiavamo un giorno per diletto di lancialotto come amor lo strinse. Soli eravamo e senza alcun sospetto. Per più fiate gli occhi ci sospinse quella lettura e scoloròci il viso. Ma solo un punto fu quel che ci vinse. Quando leggemmo il disiato riso e serbaciato da cotanto amante. Questi, che mai da me non fia diviso, la bocca mi baciò tutto tremante. Galeotto fu il libro e chi lo scrisse. Quel giorno più non vi leggemmo avante. Mentre che l'uno spirito questo disse, l'altro piangea, sì che di pietade io venni men, così come io morisse. Sono appunto dei versi assolutamente straordinari e noi faremo vedere appunto come. Le immagini che hanno via via illustrato il poema costituiscono anche una interpretazione. Ecco, questo è un aspetto diciamo, importante. Cioè, il fatto che ehm, le immagini appunto, che hanno accompagnato via via la, le letture della Divina Commedia sono state anche la costruzione di un punto di vista sul poema, no? hanno orientato in qualche modo l'occhio eh, no? di, eh, di chi guardava. Ecco, e eh, possiamo vedere qui alcuni esempi. Ecco, questo diciamo eh, è un codice trecentesco e vediamo appunto che eh, Dante e Virgilio si trovano davanti alla bufera infernale, poi ci sono appunto Paolo e Francesca che parlano con loro e vedete che Dante a sua volta quasi viene travolto no, dalla bufera. Cioè diciamo una visualizzazione... Eh, di una dimensione molto, molto, bella e affascinante di questo episodio, cioè che Dante, appunto, non solo poi viene per, eh, per la compassione che prova, ma appunto in un certo senso è coinvolto no, da questa storia. E, e non a caso, appunto, eh, Francesca usa i termini eh, con cui eh, la tradizione dello Stil Novo aveva parlato de dell'amore. Ecco, qui invece abbiamo una bellissima miniatura che viene... Da uno dei manoscritti più belli, eh, dei manoscritti miniati più belli, che faceva parte eh, della biblioteca di Federico da Montefeltro. Quindi una, eh, un manoscritto quattrocentesco che oggi si trova alla Biblioteca Vaticana, e in cui vedete che non c'è bufera, praticamente. Ci sono eh, Paolo e Francesca elegantissimi, nudi, che parlano da pari a pari no? con Dante e Virgilio. Quindi veramente. Una rappresentazione umanistica, diciamo, della, eh, della nobiltà in fondo del loro amore. Possiamo vedere il prossimo. Ecco. E qui eh, è molto bello questo esempio, perché ci fa vedere come a volte eh, il modo in cui appunto il, il poema viene illustrato ha a che fare anche proprio con la struttura letteraria del testo. Perché qui eh, siamo eh, sempre nel, eh, nell'incunabolo che abbiamo già ricordato, eh, vediamo che abbiamo una doppia rappresentazione di Paolo e Francesca. Perché da un lato li vediamo vestiti molto, in modo molto elegante, no? con i vestiti da corte che parlano appunto con Dante e Virgilio, e poi invece li vediamo in alto nudi, travolti dalla bufera infernale. E cosa vuol dire questo? Vuol dire che qui abbiamo appunto una doppia rappresentazione. Abbiamo sia, eh, come dire, la rappresentazione di loro due nudi, quindi la rappresentazione di come eh, Dante ce li, li incontra, e poi abbiamo la rappresentazione di come loro raccontano la loro storia. No? Quindi, eh, come dire, la, la miniatura ci fa vedere questo gioco diciamo, fra la storia principale, che è la storia appunto di Dante che incontra via via i vari personaggi, e poi le cosiddette storie seconde, cioè le storie che i personaggi appunto raccontano. E' è, è buffo perché in alto vedete c'è una, una manuncula rossa che ci dice guardate che sono gli stessi personaggi, quindi come dire, ci, ci aiutano a capire questo gioco temporale che la miniatura ci rappresenta. Diciamo eh, sì, tra l'altro, se posso permettermi, eh, eh. Eh, appunto adesso ti farei vedere delle, delle immagini. È molto interessante eh, questa logica della Missena un'immagine che mette, mette al suo interno un'altra immagine. Per esempio, adesso qui eh, si vedono quelli che leggono il libro. Ora vedrete più avanti che cosa succede. Non solo si legge un libro, ma si legge un libro illustrato che racconta ovviamente sì. la storia di Lancillotto, eccetera. Ma prego. E non mi sono potuto trattenere. Oh, a... Ma infatti, diciamo, sarebbe bellissimo anche proprio ripercorrere queste immagini dal punto di vista della rappresentazione della lettura. Che esatto. il tuo grande tema, peraltro, il tuo ultimo libro è su questo argomento, una meravigliosa solitudine, se non ricordo male, proprio non l'ultimissimo, l'ultimissimo, poi lo annunciamo alla fine, è questo straordinario lavoro sulla commedia. Ma diciamo è uscito qualche anno fa appunto sull'arte di leggere. Prego, lo dico perché così in qualche modo anche possiamo recuperare un po' i tuoi libri e guardarceli poi con calma. Prego, Vina. E qui appunto vediamo una miniatura eh, dall'inizio del, del 1500. È interessante perché qui non è un'illustrazione della Divina Commedia, ma è un'illustrazione appunto al trionfo d'amore di Petrarca. No dove eh, appunto Paolo e Francesca eh, sono naturalmente esempi del pericoloso trionfo d'amore. E vedete c'è questa bellissima rappresentazione molto realistica no? dei due momenti in cui appunto loro sono sullo sfondo, il momento in cui leggono, no? leggono e hanno questa, eh, appunto come abbiamo sentito nei versi che abbiamo letto, sono come trascinati no? da quello che leggono, che diventa cioè, la, la lettura di Lancelot e Ginevra diventa, come dire, il momento in cui cedono alla passione. E poi abbiamo la rappresentazione realistica di loro due a letto con il marito di Leno che arriva e compie quello che oggi chiameremo il femminicidio. Possiamo vedere la prossima? Qua invece, diciamo, con un salto di, di secoli, passiamo all'Ottocento. Ora c'è da dire che nell'Ottocento... Uh, come dire, Paolo e Francesca diventano, uh, gli, eh, diventano i personaggi della Divina Commedia che sono più rappresentati. Hanno una fortuna incredibile no? sia a livello letterario, nel teatro, nei romanzi, sia a livello figurativo. E eh, vi faccio vedere solo qualche esempio di questa straordinaria fortuna, che è appunto mh, questa immagine di William Blake il quale dà questa versione visionaria no, della, della commedia. Ecco, qui vediamo che viene rappresentato uh, da un lato appunto questo turbine, questo, questo vortice eh, che eh, trascina con sé, no, che trascina con sé appunto eh, coloro che sono puniti mh, per, la, per la lussuria. E poi vediamo eh, una, anche qui una doppia rappresentazione di Paolo e Francesca, perché... Paolo e Francesca, da un lato, sono a loro volti travolti no, dalla bufera infernale, eh, vedete, e in, in basso c'è il Dante che è, svenuto, no? che è svenuto. Poi, però, Paolo e Francesca sono anche rappresentati in alto, abbracciati, che si baciano in questa bellissima aureola luminosa. Perché William Blake, appunto, non è d'accordo con Dante, no? sulla condanna teologica, diciamo, del, del loro amore. E quindi, come dire, rilegge in modo luminoso no? questa, questa vicenda. A proposito eh? di competizione con, con Dio, tra virgolette. Esatto, e esatto. qui c'è invece quest'altra immagine, appunto, è un altro caso eclatante di immagine nell'immagine, poi Francesca non solo guardano un libro, ma guarda un libro illustrato e qui, vabbè, Dante Belle Rossetti eh sì, non poteva sì, certo trattenersi da grande pittore qual era. E' straordinaria, che è quella dei preraffaelliti, no? in cui appunto eh, c'è questa attenzione soprattutto al Dante della vita nuova, ma non solo, diciamo, c'è questa creazione anche di tutta una mitologia no? intorno, intorno a Dante, intorno ai suoi amici. E qui sì, abbiamo, vedete... Questa, eh, anche qui il passato e il presente, eh, il, il presente eterno dall'inferno, in cui loro due però sono abbracciati ancora, no? travolti dal loro amore, ma anche felici di continuare ad amarsi. E poi, appunto, invece abbiamo il passato, la storia che loro raccontano, eh, dove appunto vediamo questo bellissimo codice miniato aperto no? Sul, sulle loro, sulla loro ginocchia. E l'ultimo esempio che eh, volevo proporvi, ma naturalmente gli esempi si potrebbero moltiplicare, è, è Doré eh, Stav, Doré, diciamo che, mh, come vedete, eh, ci dà questa rappresentazione della bufera infernale che travolge appunto eh, coloro che hanno ceduto alla passione d'amore e che diventa qualcosa di infinito, cioè veramente questa dimensione di sublime, no? questa dimensione appunto molto. Molto romantica, per cui appunto Dante diventa l'occasione appunto per rappresentare il sublime, che è una delle chiavi di lettura, di lettura che garantiscono la sua, la sua fortuna nell'Ottocento. Eh, grazie Lina, eh, ovviamente. Eh... Intrecciato nel tuo discorso, effettivamente abbiamo trovato diciamo, le tre eh, idee guida del nostro ragionamento e che svilupperemo insieme alle altre colleghe, alle altre colleghe appunto da un lato eh, eh, la grande contesa per verbale e visuale che non finisce né nel verbale né nel visuale, l'esempio di Dante. Gabriele Rossetti ad esempio, è un esempio eclatante, a parte che lui stesso è, come dicono i tedeschi, una doppia begabung, cioè un doppio talento, e quindi tutta la vita combatte, eh, ma proprio combatte lacerandosi al suo interno tra una, eh, diciamo, la mission di pittore e la mission di eh, scrittore. Dall'altro, appunto, l'enorme storia della, della ricezione. E della produzione infinita delle immagini che in qualche modo la commedia innesca e altra questione che toccheremo senz'altro più avanti è, è, è vero che Dante ha una sua cultura visuale anche per esempio il, 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 il passaggio del purgatorio eh, sul visibile parlare dimostra che lui riesce a fare una vera e propria eh, eh, teoria dell'immagine e una teoria, come dicevo io, un po' così. Esagerando forse, ma neanche tanto, una teoria multimediale, nel senso appunto di, una, eh, di rinserire l'immagine all'interno di un contesto eh, eh, che è quello degli altri sensi. E perché è uno degli errori che, tra virgolette, noi, scusami, se ti arruolo nel, nel, così, nel campo della cultura visuale, spesso facciamo è che alla fine magari. Siamo d'accordo a concentrarci sulle, sulla dimensione verbale, su questa contesta. Siamo d'accordo eh, a concentrarci sulle, sul visuale, ma ci dimentichiamo che ci sono tutti gli altri sensi. Questa è un po' una raccomandazione che potremmo dare. Io vorrei che tu concludessi e poi magari commentiamo insieme se hai voglia. Un, un testo che ho trovato e che non possiamo non consegnare ai nostri ascoltatori, vorrei che eh, magari dicessi qualche cosa che è anche un po' una sorta di eh, così, riflessione teorica eh, sul, su, sul lungo percorso che tu stessa hai compiuto e che noi insieme a te poi si parla di CET eh, nel, nell'affermare il principio che anche i letterati debbono cominciare ad aprire gli occhi, forse questo è un. È un argomento che può interessare soprattutto i più giovani, perché è stata una battaglia lunga che tu hai cominciato appunto eh, molto tempo fa, e, e che però adesso sembra essere vinta al punto tale che possiamo, in qualche modo, permetterci un ciclo come il nostro. Ah, ti ringrazio, diciamo. Ascoltandosi mi veniva in mente una bellissima espressione di Pasquale, grandissimo uh, filologo classico che eh, dice, quando, quando muore Abbie Warburg, scrive un bellissimo ricordo eh, di Abbie Warburg e dice ma forse vi sembrerà un po' strano che faccia questo uno come me, un filologo senza occhi, no? Eh. Eh, però lo dici in modo ironico eh, perché in realtà dimostra di essere invece molto interessato alla ricerca di Abi Warburg, che come sappiamo è stata una ricerca innovativa, è stata una ricerca in cui appunto le immagini hanno svolto un ruolo fondamentale, un ruolo che attraversa i diversi momenti della nostra cultura, le diverse forme della nostra cultura. Ecco, io credo sì che a lungo forse... Siamo stati troppo oh, condizionati no? Dal, eh, dalle chiusure accademiche, dalle chiusure disciplinari. Quindi da un lato c'era eh, il timore giusto eh, di non impadronirsi di strumenti che non si avevano eh, da parte dei letterati. Diciamo. Però diciamo, a volte abbiamo finito proprio con non vedere delle cose no? e eh, almeno eh, da molti anni abbiamo... Lavorato, sto parlando non con, al plurale diciamo, perché è una, una ricerca che ha coinvolto tante persone, abbiamo lavorato eh, appunto anche a far vedere ad esempio come sia bellissimo leggere i classici, ma come diciamo, i classici vivano anche attraverso le immagini, no? quindi diciamo, vivano anche attraverso il modo. In cui eh, grandi testi, lo so, io ho lavorato sull'Orlando Furioso, adesso abbiamo lavorato su Dante. Eh, questo è un aspetto di ricchezza, non è un aspetto di impoverimento, cioè il fatto di vedere come la parola poetica no? sappia rivivere, trasformarsi non solo attraverso altre parole poetiche, ma anche attraverso appunto, le immagini, o la musica, o le varie forme diciamo, di, eh, di espressione. E questo è un aspetto di vitalità, cioè il fatto che eh, tuttora Dante venga non solo illustrato, ma interessi anche chi si occupa di videoarte, insomma, eh, a me sembra una cosa bellissima. È un modo questo di vedere come i classi vivono, al di là diciamo eh, delle, di quelle che sono le nostre divisioni accademiche. E a proposito di classici che vivono, peraltro, sono proprio i nostri letterati a spingerci in questa direzione. E faccio una lunga citazione che tu conosci naturalmente a memoria, perché proprio a proposito di Dante, proprio a proposito del diciassettesimo del Purgatorio, noi abbiamo quelle straordinarie pagine di Italo Calvino nelle lezioni americane sulla visibilità, che io vorrei leggere ai nostri ascoltatori e poi do. Una la parola a te per una conclusione, con, che dimostrano appunto quello che ci stai dicendo: non solo lo dobbiamo fare perché siamo degli specialisti, ma perché la letteratura ci chiede questo. E che letteratura, appunto. Qua, eh, cito, adesso, cito adesso Calvino che, parafrasando eh, appunto Dante, in particolare, appunto il diciassettesimo del purgatorio, che peraltro. Diciamolo anche chiaramente, è una specie di straordinario trattato delle immagini, non, che lo, non solo lui, naturalmente, ma lì ci sono una serie di passaggi visibili a parlare che citavi. Ma ecco, appunto, guardate cosa scrive Italo Calvino. O oh, immaginazione che ha il potere di importi alle nostre facoltà e alla nostra volontà, e di rapirci un mondo interiore strappandoci al mondo esterno, tanto che anche se suonassero mille trombe non ce ne accorgeremmo. Da dove provengono i messaggi visivi che tu ricevi, quando essi non sono formati da sensazioni depositate nella memoria? E questa è una parafesi di Dante, delle, dei versi 13. Eh, successivi del, del canto diciassettesimo e continua Calvino: Muoviti lume che nel cielo si informa, secondo Dante e secondo San Tommaso d'Aquino, c'è una specie di sorgente luminosa che sta in cielo e trasmette delle immagini ideali formate o secondo la logica intrinseca del mondo immaginario per sé o secondo il volere di Dio. Dante sta parlando delle visioni che si presentano a lui, al personaggio Dante nella commedia. Quasi come proiezioni cinematografiche o ricezioni televisive. Guardate che coraggio, Calvino non sta lì a, a fare così, il, ovviamente il professore dice le cose come stanno. A me sembra di stare in, un, in, un, eh, in, in una eh, sala cinematografica. E come proiezioni cinematografiche, ricezioni televisive su uno schermo separata da quella che per lui è la realtà oggettiva del suo viaggio ultraterreno. Ma per il poeta Dante. Tutto il viaggio del personaggio Dante è come queste visioni, lo dicevi tu all'inizio della nostra conversazione. Il poeta deve immaginare visualmente tanto ciò che il suo personaggio vede, quanto ciò che crede di vedere, o che sta sognando, o che ricorda, o che vede rappresentato, che gli viene raccontato, così come deve immaginare il contenuto visuale delle metafore di cui si serve. Appunto per facilitare questa evocazione visiva. Ecco, eh, non sfuggirà a chi ci ha ascoltato che Lina Bolzoni ha inseguito, diciamo, eh, questo testo eh, di Calvino, quando si parla di vedere, credere di vedere, sognare, ricordare, rappresentare, sono le parole chiave, eh, diciamo, del tuo magistero. Mi taccio e vorrei che tu commentassi questo straordinario Calvino, anche per dire che. Dante eh, sopravvive, sopravvive non solo grazie a, diciamo, a noi poveri professori universitari, ma anche attraverso straordinari scrittori come, come Calvino. Certo, intanzitutto diciamo uh, Calvino ha uh, una straordinaria sensibilità proprio no? per la dimensione visiva. Quando dice che, eh, mi pare eh, nel Cavaliere Inesistente, dice che lui vorrebbe usare dei fumetti, no? Quindi diciamo... Mm. È molto attento a questa, a questa dimensione, insomma, la sua è una, una sensibilità molto forte per, per le immagini. Sicuramente, ecco, e, eh, e poi, in questo, in questo brano che tu leggevi, è eh, bellissima anche la riflessione sulla forza dell'immaginazione, no? sulla forza de, di creazione, diciamo, delle, delle immagini. E poi, diciamo, Calvino eh, è veramente un altro straordinario esempio. Eh, di una lettura molto libera, no? di una lettura molto creativa anche nei confronti appunto de dei classici. Cioè lui ha scritto delle parole bellissime, diciamo, su perché leggere i classici e ci, ha dato, e ci ha dato un esempio di questo, appunto, che in fondo i classici sono lì non come mummie ma perché possano riprendere la vita attraverso, attraverso chi li legge, no? Quindi, diciamo, sia nel lettore, nella lettrice che appunto nel, nell'immaginazione nella, nella creazione visiva. E un'ultima cosa volevo dire che è ecco, una cosa che continuamente eh, viene fuori, è che eh, è questa dimensione che tu chiamavi multimediale no, della commedia. Anche, anche Calvino parlava quasi di eh, immaginazione cinematografica e, e questo è vero perché ad esempio eh, nel, quando uh, abbiamo, abbiamo chiesto, diciamo, di scrivere un saggio, ad esempio, sulla danza, no? la prima cosa che è venuta fuori è che c'è una danza anche nel, nel paradiso, c'è una sensibilità per la danza in molti passi della, della commedia. Questo è solo un esempio. Oppure, appunto, Dante e il cinema, no? c'è una dimensione in qualche modo, tra virgolette, cinematografica. Cioè, questo è un aspetto veramente affascinante de, del poema. Cioè, che se noi cominciamo a interrogarlo anche dal punto di vista visivo, dal punto di vista anche di, eh, di media, molto lontani da lui, in fondo non ci delude mai. E ecco. mm. io sono convinto. No più volte insistito su questo tema, i desideri che la letteratura mette in scena poi producono uh, i dispositivi che ci permettono di vederli. Insomma, in qualche modo il cinema è stato desiderato, come noi sappiamo, molto prima che re fosse realizzata quella tecnologia. Sì. Probabilmente tutti questi dispositivi, il cinema in maniera eclatante, non sono altro che realizzazioni, concretizzazioni di desideri e di sogni che abbiamo sognato molto tempo prima. Ma molto tempo prima, davvero, perché poi io penso che eh, ancora prima di Dante eh, logiche cinematografiche ci siano nelle Icones di, eh, di Filostrato, tanto per fare un nome. Dunque, la storia dei dispositivi, in fondo, è la storia di una eh, rendersi materiale. Eh, sogni che l'umanità ha sognato per, per, per morti, molti secoli. Grazie, Elina, perché Grazie abbiamo, abbiamo ascoltato, come era naturale, una lunga e approfondita lezione che, peraltro, ci prepara al, al prosieguo. Ora, come è tradizione, immagino, del, del, degli incontri dell'Istituto Italiano di Cultura possiamo anche riservarci qualche minuto per una discussione. Voi sapete, lo dico agli ascoltatori, che è possibile, eh, è possibile fare delle domande che io nel frattempo vado leggendo e che. Eh, e trasmetterò a, a, a Lina quindi vi invito a, a approfittare anche di questa occasione sia pure attraverso la mia mediazione per per dialogare con con Lina per esempio per esempio ce n'è già una che io vedo qui comparire sul display e, è forse un argomento che un po' ci siamo dimenticati, abbiamo soltanto accennato velocemente all'acustica, ci chiede eh, Pier Tosi, eh, ma si può parlare di musicalità eh, armonica del paradiso? Cioè si può parlare di musicalità? Eh, beh, eh prego sì. Lina, <ride> ci invita a nozze, diciamo questa domanda. No, assolutamente sì, diciamo perché... Eh, fra l'altro, eh, parlavamo prima no, di costruzione delle immagini di memoria. Ecco, il paradiso è una grandissima sfida, questo perché, appunto, eh, è difficilissimo dire con parole no, quello che, che, che Dante vede. Quindi, appunto, eh, eh, c'è questa dimensione dell'indicibile, ma c'è questa dimensione sempre più forte, appunto, dell'armonia, no, dell'armonia amorosa diciamo, che, che caratterizza. Che caratterizza il rapporto tra, tra le anime, quindi assolutamente, poi naturalmente tutto questo si arricchisce con la dimensione anche musicale della terzina, di questa straordinaria invenzione che è la, la terzina dantesca. Quindi, certo, la risposta è assolutamente sì, e sarebbe bello anche approfondire questo tema. Siamo nell'epoca del visuale, abbiamo inventato addirittura una disciplina che si chiama cultura visuale. E già ne avevamo tante, diciamo, discipline che si occupavano del visuale. Dobbiamo appunto stare attenti a non dimenticare tutto il resto del mondo e ecco quello che tu dicevi a proposito del visibile parlare, questo ci dice: ci sono aspetti performativi, si sente la voce, è una vera e propria prosopopea della. Del, dell'angelo e, e che si rivolge a Maria si sentono addirittura degli odori e, e, e Dante insiste su questi aspetti e, quando uso multimediale sì è una parola un po' alla moda ma come vedete non è, non è del tutto inappropriata e allora Bonocore ci dice ma eh, si può eh, considerare la terza rima come uno strumento mnemonico inventato da Dante proprio per aiutare a tenere a mente la... La, la commedia cioè ha questa funzione? Sì, diciamo che eh, da sempre, anche nella tradizione di riflessione sull'arte della memoria, il ritmo no, eh, è un aspetto fondamentale. Parlavamo prima della musica e poi, diciamo, la, la terzina dantesca, proprio con questo suo gioco no, tra finitezza e ripresa, perché sappiamo appunto che. Eh, la, la rima della terzina successiva riprende quella che era la rima che stava nel centro della, della terzina precedente, quindi questa rima concatenata no? che, che trascina con sé eh, quello che, che Dante dice. E quindi sicuramente eh, cioè, sia in generale la metrica, sia in particolare la terzina, come Dante la usa, è uno strumento mnemonico. E, poi questo si ricollega anche a quello che dicevamo prima, no? alla musica, alla funzione musicale anche. Tra l'altro eh, non dimentichiamo che la Divina Commedia, grazie anche appunto, alla, alle sue terzine, grazie anche alla sua dimensione musicale, è stata imparata a memoria anche da gente analfabeta, e questo a lungo, è stata tradotta anche in canti popolari, diciamo. Quindi ha funzionato ecco, questa dimensione anche mnemonica, della Tertina ha funzionato. Qui, devo dire, abbiamo un pubblico particolarmente versato, nel senso che qui ci sono delle domande alle quali io, per esempio, non saprei rispondere, ma per fortuna c'è perché alcune, oh, sono, molto, oh, alcune oh. sono molto veramente tecniche. E prima ne faccio, ne riassumo, mi scuseranno appunto gli essenzori delle domande, e ne riassumo alcune così molto più eh, generali. E per esempio, Rossella Grasso ci chiede come la mettiamo con una vecchia storia che noi sempre raccontiamo, che è quella che le illustrazioni servivano a comunicare con chi non sapeva leggere? Le cose stanno proprio così, non stanno così? Io avrei delle. Paradossalmente, qui avrei un'idea, ma dobbiamo ascoltare Lina, prego Lina. Eh, la dimensione appunto della eh, comunicazione visiva come sostitutiva, o comunque in quantomeno eh, eh, ciò che aiuta il popolo illetterato. Eh, a comprendere, a ricordare e soprattutto, appunto, a eh, poi seguire le indicazioni, sui, per esempio sui vizi e le virtù, tanto per dirne uno? Beh, io direi non solo, per carità, non solo. Certo, appunto, c'è questa antica tradizione, Gregorio Magno, eccetera, per cui, appunto, le, le immagini servono oh, per chi non sa come, come Bibbia, per chi non sa leggere, ma non è solo questo. Cioè, voglio dire il rapporto tra eh, le immagini e il testo è di una ricchezza, lasciatemelo dire, di una bellezza veramente incredibile. Cioè, io ho dato soltanto alcuni, alcuni esempi, ma diciamo le immagini sono spesso anche proprio non solo semplicemente un ornamento, sono proprio una interpretazione del testo. No? E, insomma, abbiamo visto, eh, beh, possiamo fare subito un esempio molto semplice. Beh, ma, ma vi immaginate se Federico da Montefeltro faceva appunto preparare quel bellissimo esemplare miniato della commedia? Non certo perché non sapeva leggere, no? Ma perché, diciamo, gustava la possibilità eh, di fare interagire la lettura con, con le immagini che a loro volta, abbiamo visto, interpretavano il testo, no? Costruivano una prospettiva sul testo. Quindi sì, è vero che... Eh, le, le immagini hanno avuto e hanno anche una funzione puramente didattica oppure una funzione, possono avere una funzione di semplice intrattenimento, ma non solo naturalmente, non solo. E infatti non a caso qui c'è una domanda di Antonella Ippolito che è molto tecnica, io la riassumo brutalmente, eh, che gioca appunto citando eh, eh, a proposito di, di Grifo e dell'Andino, dice beh lì c'è un'interazione fortissima tra testo e immagine, tra commentatore che guarda le immagini e scrive il testo e commenta il testo. Ah, ecco, questo è un esempio, adesso non possiamo entrare in questi dati eh, tecnici, è un esempio in cui appunto eh, anche chi commenta guarda le immagini e ci lavora sopra e, e pensa insieme, pensa con le immagini, che poi è un destino eh, che attraversa poi tutta... Certo. Eh, tutta la letteratura, quindi anche sul fronte del verbale per intenderci, poi c'è tutto un cotè eh, di eh, eh, riflessione, appunto, interpretazione, come dicevi tu. Eh, il caso di Landino è uno di questi casi, come sottolineiamo certo. appunto. Non per mi fa piacere che ci sia stato richiamato questo, perché appunto eh, il dialogo tra parola e immagine può diventare molto complesso, cioè può chiamare in gioco diversi mediatori. Che non è soltanto diciamo, chi, eh, chi vuole, eh, come dire, chi commissiona il codice, chi commissiona il libro illustrato, ma appunto può entrare in gioco anche, e qui torniamo a quello che dicevamo prima, il tipo di lettura no, che, che il commento dà. E eh, appunto eh, se permetti, volevo ricordare questo lavoro che ora dovrà uscire in stampa tra poco, che è un volume che abbiamo fatto per, per la Treccani. Con la collaborazione di molti studenti. Le avrei, fa avrei fatto io, ma. No, ma dico tranquillamente. E lì, no, no, volevo dire solo questo: che uno degli aspetti, diciamo, che è venuto fuori da, dai vari saggi è proprio questo, cioè questa complessità del dialogo tra parola e immagine, che non è soltanto con eh, la parola del poeta. Ma è col modo in cui altri commentatori l'hanno letta. E quindi questo è sicuramente vero, e è una riprova di quello che dicevamo prima: sulla no? complessità di funzioni che l'immagine può avere. Ed È quello che obbliga noi letterati, appunto, ad occuparci anche delle immagini, perché, appunto, non solo di immagini si tratta, e, e poi le immagini pesano, pesano tantissimo. Sia che stiano prima dell'opera, sia che siano dentro l'opera, come nel caso degli iconotesti, sia che stiano dopo l'opera. E a proposito, per esempio, c'è Dagmar Kormacher che giustamente rivendica un po' i diritti eh, del dopo: cioè dice: Ma eh, in fondo le opere d'arte che vengono fuori dalla commedia comunque sono opere d'arte autonome. Sì, appunto, sono autonome in quanto autonome. Qui vi permetto di rispondere io, Lina, ma eh, sono autonome proprio nella misura in cui aggiungono livelli. Eh, di complessità semantica, diciamo così, al testo e, e soprattutto raggiungono ciò che eh, il testo non può dare. Non può... Io penso sempre alla famosa eh, interpretazione che Roland Barthes dà, su appunto questo vacillamento in cui il semiologo non sa più che cosa fare, e lui che era sicuramente un grande artista della parola e dell'interpretazione della parola, però dice, guardate, io quando guardo queste immagini ho un vacillamento, un vacillamento quasi mistico, e la parola mistica non cade a caso, che sembra quasi un satori, cita questa, questa dimensione appunto mistica delle culture orientali. E appunto il, la questione è che ciò che ci viene restituito eh, da un'immagine è appunto qualche cosa che non sta dentro eh, la parola. Probabilmente un vacillamento che mette in crisi le nostre sicurezze testuali, ma mette anche in crisi le nostre sicurezze. Quindi, se mi permetti, rispondo io a Dagmar dicendo: appunto, sì, certo, meno male che ci sono gli artisti, meno male sono gli artisti perché perché aprono uh, uh, prospettive straordinarie. Alcune ci faranno capire il testo, altre ci portano lì dove il testo non ci può portare, se mi posso permettere. E qualcuno giustamente insiste sugli aspetti performativi, sugli aspetti legati alla danza, alla coreografia, che tu hai citato, e, e, e sì, è certo. E proprio tutta questa riflessione sulla memoria, ti consegno questa domanda, probabilmente... Significa anche eh, tenere conto appunto del fatto che noi i testi li, eh, li affrontiamo con tutto il nostro corpo. Oggi siamo nell'epoca dell'embodiment, no? E che quindi c'è un collegamento fortissimo tra, tra atti di lettura, eh, movimento, atti performativi, no? Come, come la pensi tu? Eh sì, diciamo questo, diciamo, ci riporta un po' alle origini, no? Cioè, diciamo qualcosa che forse avevamo un po' dimenticato ma che fa parte della tradizione orale fa parte diciamo del fatto che eh, come già sapevano i primi maestri di memoria appunto eh, il modo anche in cui tu ti muovi diciamo può aiutare o meno la memoria cioè diciamo che sì c'è una dimensione in cui eh, la, la voce che tu magari ridai no leggendo ad alta voce un testo è il modo anche per, per impadronirti no, di questo testo. Quindi, diciamo, eh, sarebbe molto interessante, come, come accennavo prima, anche vedere eh, come proprio la, la lettura alta voce, magari la lettura anche musicale di Dante, no, è passata nella tradizione, anche in Chi era molto lontano dalle lettere. Questo è veramente affascinante, perché magari noi, appunto, leggiamo con tutta la mediazione culturale che abbiamo, che abbiamo in mente. Invece, forse è molto interessante anche proprio ritornare a no? questa dimensione un po' magica, diciamo, di rapporto col ritmo del testo. E peraltro, non è un caso che certe letture della Divina Commedia parlano, eh, nonostante la complessità del testo, se uno pensa quanto abbiamo faticato. Nei banchi di scuola, tra i banchi di scuola per comprendere e poi magari sentiamo una performance di uno straordinario attore. Non faccio nomi, ma tutti sapete a chi penso e, e, e comprendiamo tutto, comprendiamo tutto proprio perché lì c'è tutto il resto, cioè appunto c'è quello appunto che i giovani, adesso io qui leggo alcuni interventi di giovani impegnati nella ricerca, diciamo, cognitiva dicono: uh, bodily engagement, cioè il, le, le, la, la partecipazione diciamo, eh, incarnata, eh, a cui poi fanno riferimento molti degli studi contemporanei di estetica, a cominciare quelli dei nostri amici Friedberg e Gallese e via discorrendo. Vedo ancora una domanda di, di, di Ambra, che ci dice quanto poi queste immagini abbiano orientato l'interpretazione critica della commedia. Questo forse è un punto che dobbiamo ancora toccare. Cioè, la circolazione delle immagini conta quando poi lo, il professore si mette a scrivere sulla, sulla commedia, appunto, o il critico, eh, ovviamente, non soltanto il professore. Certo, questo è un grandissimo eh, punto di... Ecco, forse un quarto punto del nostro discorso, ah, no? Sì, cioè, certo. quanto siamo influenzati poi nell'interpretazione dalle immagini. Dalle immagini, sì, perché naturalmente, anche solo dagli esempi che abbiamo visto, eh, le, le immagini ci propongono un modo molto diverso di, di vedere la commedia, no? Eh, quindi eh, abbiamo... Qui Ambra cita Ugolino, giustamente, anche Francesca in maniera eclatante, però Francesca in maniera eclatante l'hai già dimostrato. Sì, sì. E eh, appunto, è, eh, fra l'altro nel caso della, della commedia è veramente eh, molto, molto, bello, diciamo, ma anche, eh, come dire, un'esperienza ricchissima quella di vedere come di volta in volta le immagini reinterpretano il testo. Ecco, quindi dal punto di vista della storia, della ricezione, dobbiamo far entrare anche questo, sicuramente. Perché? Tu, tu citavi Friedberg, il potere delle, immagini, no? il potere delle <ride> immagini, che è un potere immediato, è un potere <ride> meno controllabile di quello della parola. Quindi è appunto quando parole e immagini sono, sono compresenti è interessante vedere come, eh, quanto potente sia l'immagine, no? come ti influenza il modo di guardare al testo. Abbiamo fatto l'esempio solo di alcune immagini su Paolo e Francesca, ma sicuramente l'episodio di Ugolino è un altro di quelli che hanno una grandissima fortuna figurativa. No, ma infatti per fortuna abbiamo tanti incontri che parleranno sostanzialmente di questo, dico fino, ma eh, senza alcuna diminuzione, fino eh, al, all'intervento di Giovanna Rizzarelli che ci parlerà dei fumetti e quanto questi poi eh, possano eh, fare la, anche la differenza nella ricezione della commedia, nell'immaginario della commedia e come tu sai io sono di quelli che pensa che non esistono immagini alte e immagini basse esistono le immagini e quindi abbiamo fatto bene io credo eh, a inserire anche una riflessione che apparentemente potrebbe sembrare eh, così eh, faceta sulle interpretazioni fumettistiche della, della, eh, della commedia e che invece riguardano la società eh, contemporanea a 360 gradi. Del resto non è un caso che la direttrice abbia scelto l'immagine di un artista contemporaneo, molto contemporaneo, addirittura vivente, che tutti noi conosciamo, che è Pedro Stoichita, come icona, diciamo, di questa, di questa, di questa serie. Ma non vi dimenticate, eh, lo ricordo, avremo ospite eh, Andrea Schalhorn, che sta costruendo una mostra a Berlino, appunto, che si aprirà se, eh, fra qualche tempo, proprio sulla eh, grafica contemporanea, diciamo così, diciamo tutto quello che non è, appunto, eh, manoscritto in cunabolo, eccetera. E anche lì ne impareremo tante cose su come, appunto, poi eh, la ricezione della, eh, della, della commedia è una never ending story che arriva, diciamo. Alle, alle, eh, lì, dove appunto uscitavi la video art, e sappiamo mm -hmm. che è così, eh, e sappiamo che è così. E ricordo semplicemente che ho citato le lezioni americane perché me lo chiede Bettina Holstein, e ho citato le lezioni americane, il grande testo sulla visibilità, che è un testo su Dante, peraltro, a proposito di ricezione, dove il grande Calvino appunto non ha nessuna esitazione a parlare di immagini cinematografiche, immagini fumettistiche e, e ovviamente ci scavalca a noi professori a sinistra senza nessun problema, <ride> diciamo, senza pensarci. Un attimo, ecco per esempio c'è un, un, uno dei nostri ascoltatori che dice: Beh, è interessante questa, questa eh, presenza del nudo in questa immagine che tu hai fatto vedere di, di, di Paolo e Francesca. E effettivamente lì sì, poi tutte queste immagini potrebbero essere commentate da altri punti di vista, per esempio dal loro punto di vista del loro impatto sociale, del loro significato anche politico, politico in senso della polis, no? Sì, questo è un altro filone molto importante, perché naturalmente, soprattutto dal Novecento, Dante viene riletto dalle chiavi politiche più diverse. Chiaro. Eh, già la presenza di questi nudi chiaramente è un piccolo, un piccolo turn, ma eh. certamente poi, appunto, eh, libri dovremmo fare tutta una storia del costume, del, anche dei semplici vestiti per intenderci, degli abiti, eh. e o dei non abiti, come è il caso appunto di questa nudità così così potente, peraltro contrapposta coppia a coppia per intenderci, persino il pavimento dove si poggiano, sono due, due, due piccoli blocchi che si fronteggiano. Tu hai fatto bene a insistere su questo, su questo dialogo. Qui c'è un collega che ci chiede, eh, altrettanto importante sarebbe la storia delle. Ricadute teatrali della commedia. Eh, forse lì puoi anche raccontarci qualcosa se hai voglia. Cioè, chiaramente lì è un, è un altro mondo che si apre perché appunto ]issimo. è immagine, testo, musica, eh, persino il fatto direi perché a teatro. Poi appunto, facendo questo lavoro che dicevo prima, leggendo i saggi no? di chi ha contribuito a questo volume sulla fortuna figurativa, diciamo, e non solo di Dante. Eh, dal punto di vista teatrale appunto accanto alla fortuna sempre soprattutto ottocentesca dei personaggi che abbiamo già ricordato ma c'è una storia incredibile non so ad esempio dante che compare come personaggio in una festa di corte del cinquecento ah. è una, veramente una, una storia ricchissima che è ancora in parte da, da ricostruire certo e qui Simone Rambaldi che appunto faceva questa domanda sulle ricadute, appunto rielaborazioni, riscritture, eccetera, citavo ovviamente D'Annunzio. D'Annunzio, sì. Certo. E, e chiaramente ricordo appunto per chi ci sta ascoltando che il volume è praticamente pronto, sta per uscire, si intitolerà La eh, commedia di Dante nello specchio delle immagini pubblicato alla Treccani, uno di quei volumoni che non so quanti anni dovremmo eh, stare eh, per, per leggerlo fino in fondo, ma eh, presumo già che sarà un gran divertimento e, e peraltro avremo modo di parlare di altri libri, lo annuncio, per, eh, perché poi tutti gli autori che abbiamo coinvolto ovviamente hanno scritto opere su, eh, su Dante e le immagini, ma poi via via ve li andrò, eh, ovviamente... Eh, presentando, però, bene facciamo a ricordarci che non di solo immagine vive sì, l'uomo, ma anche, per esempio, eh, di, di commedie, di tragedie, sì. eh, di riduzioni televisive. Anche questo è un mondo che eh, noi, che siamo un po' antichi, ci concentriamo sull'immagine fe ferma, ma c'è l'immagine in movimento chiaramente, ed è tutta un'altra storia. Vediamo appunto come sono stati sviluppati dagli altri degli altri libri. Bene, ci possiamo avviare pian piano alla conclusione. Eh, io ovviamente devo ringraziare innanzitutto la direttrice e i collaboratori della direttrice dell'Istituto Italiano di Cultura per averci dato questo spazio anche molto ampio e ci ha permesso di toccare molti punti. Naturalmente eh, non posso che eh, ringraziare eh, Lina per aver eh, partecipato a questo incontro. Avere Tenuto questa che in fondo più che un'intervista è una lezione eh, dalla quale poi trarremo eh, molti spunti, anche perché, come sapete, vi eh, annuncio semplicemente che il 3 marzo, spero di non sbagliare, il 3 marzo, sempre alle ore 19, eh, uscì a Battaglia Ricci, un'altra diciamo, protagonista della. Nella battaglia tra verbale e visuale nella letteratura, in questo caso italiana, eh, sarà nostra ospite con una diciamo, uh, storia di Dante per immagini, ed è una storia che dura appunto uh, sette secoli e presumibilmente continuerà a durare. E quindi vi do a tutti appuntamento eh, per. Il 3 marzo alle 19 dove appunto sentiremo la professoressa eh, Battaglia Ricci. Ancora grazie Lina di essere stata, di essere grazie. stata con noi. È stata una spero per tutti per me, sicuramente un momento eh, piacevole e istruttivo. E, e, e adesso ti leggiamo poi nel, nel librone davvero il librone di, di Treccani. Buonasera. e appunto, arrivederci al 3 eh, marzo. Non andate via perché c'è la nostra conclusione da Berlino okay. e quindi desidero io ringraziare di cuore i nostri ospiti per questo splendido inizio del ciclo dedicato a Dante il Visuale e quindi Lina Bolzoni per questa sua stupefacente e cordiale capacità di far vedere le parole di Dante e anche di aprirci nuove sensibilità alle relazioni fra parola e immagine e naturalmente a Michele Cometa che ci ha guidato sapientemente e continuerà a guidarci anche eh, per il nostro prosieguo del ciclo. Ha già anticipato lui il prossimo appuntamento del ciclo, io eh, vi ricordo che eh, a condurci anche nel mondo delle transizioni fra le parole è l'interprete Johannes Hampel. Ti ringrazio questa volta, eh, la nostra regia tecnica. Grazie ancora per oggi, eh, arrivederci alla prossima volta con Dante e arrivederci al nostro pubblico virtuale.